Vagina, 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 vagina. 100 milioni di donne nel mondo hanno subito mutilazioni agli organi genitali e la lista va avanti all'infinito. Io dico vagina perché so che queste cose orribili non termineranno fino a quando ciascuna di noi non ne prenderà atto. Siamo insieme alla compagnia Cattivi Maestri di Savona, che sono qui perché... Perché la prossima settimana è il One Billion Rising, la giornata promossa da Vivi Wensler in tutto il mondo contro la violenza sulla donna. E noi siamo qua a Sanremo proprio perché speriamo di incontrare tante persone interessate a promuovere questa giornata insieme a noi. Wensler è un'autrice americana ed è l'autrice dei Monologhi della Vagina, uno spettacolo che è stato presentato per la prima volta circa 20 anni fa in un teatro off di Broadway. Da subito ha avuto un grandissimo successo perché parla di donne, di tutto quello che riguarda le donne, parla di violenza ma parla anche di cose piacevoli che hanno a che vedere con le donne. Si potrebbe pensare che lo spettacolo I Monologhi della Vagina sia uno spettacolo solo per le donne, non è vero, è uno spettacolo che piace molto anche agli uomini, che scoprono delle cose sulle donne che per loro inimmaginabili, no? Dire che è anche un pezzo che spesso volentieri, no? Come dire, sorprende gli uomini, il pezzo legato alla masturbazione femminile, perché devo dire, a noi a volte ci ha anche sorpreso come gli uomini vengano colpiti dal sapere che anche le donne, come gli uomini, si masturbano, perché generalmente il mondo maschile ne parla con grande facilità, invece il mondo femminile lo tiene più come una cosa privata per sé, ma non vuol dire che non ci sia, ecco. Nei Monologhi della Vagina c'è un pezzo in cui una donna, in cui le donne parlano della difficoltà che hanno con il loro corpo, con la propria vagina, il fatto di non apprezzarla, il fatto di non sentirsi in contatto con la propria vagina. C'è un pezzo molto carino, anche molto divertente, in cui una donna racconta di come ha incominciato ad amare la sua vagina grazie a un uomo che amava le vagine, soprattutto amava l'aspetto, aveva bisogno di vedere le vagine, di sentirne l'odore, di sentirne la consistenza, e questa donna rimane sconvolta da questa, come dire, da questa adorazione che l'uomo ha per la vagina. Attraverso, diciamo, il rapporto dell'uomo con la vagina, la donna incomincia a entrare in contatto con la sua vagina e ad amarsi. La prossima settimana, il 16 febbraio alle 21:15, saremo qui ad Imperia, allo Spazio Vuoto, e presenteremo appunto I Monologhi della Vagina, il testo completo con la traduzione di Monica Capuani, che io e Maria Teresa dei Cattivi Maestri portiamo in giro oramai dal 2005, lo sentiamo molto nostro. Puoi capire come è fatta e come mantenerla sana, assennata e forte. Impari a soddisfarti e insegni al tuo amante a soddisfarti. Sei consapevole della tua vagina tutto il giorno, ovunque ti trovi.